E allora sta per arrivare qui una bellezza straordinaria, un miscuglio tra sangue asiatico e italiano. E allora, signori, Jasmine! Che magari, chi lo sa, l'anno prossimo parteciperò anch'io. Dove? A Miss Italia. Ah, Miss Italia, no, pensavo tu sei con la mamma. È di origine? Mia mamma è origine del Kirghizistan. Come? Del Kirghizistan. Kirghizistan. Dell'Asia centrale, sì. E mio padre però è napoletano. È napoletano. Quindi posso partecipare? Sì, ma poi parli anche napoletano, insomma, vengo napoletano, non c'è che dire. Questa, vedete, è la corona, facciamo un applauso, gliela mettiamo anche in testa, proviamo un po' sta corona, la potresti anche vincere, eh? Guardate che bella, fa un effetto vedere questi occhi, insomma, un segmento particolare, il mandorla, mettiamo tutto qui, mettiamo qui, perfetto, ok. E allora adesso ecco, già caduta, sì, adesso mi aiuterai un po', perché questa volta qui, adesso c'è un momento istituzionale molto importante. Ma arrivo un problema, cari. Ieri ci ho messo 3 ore per mettere nel modo giusto il termine pace. Facciamo un applauso. Ecco qua, questo è tutto il contrario. Ecco qua, penso che sia andata bene ora, eh? Vediamo un poco. Ma aiutate, venite voi. Allora, vogliamo ricordare in ogni serata di Miss Italia, ecco, quello che sta accadendo a pochi chilometri da noi, parliamo, ecco, ma non solo dell'Ucraina, Ucraina come preferite, ma anche di altri focolai di guerra che sono sparsi in tutto il mondo. E il nostro obiettivo è ricordare con queste bandiere, ecco, tutto ciò. Un applauso per coloro che, insomma, stanno lottando per la libertà, e noi questa sera lo vogliamo testimoniare appunto attraverso questo simbolo. Questo quindi lo diamo qui alle prime ragazze, perfetto. L'altra bandiera la diamo qui, grazie mille ragazze. Ecco, questa la diamo alle altre ragazze da questa parte, questa la diamo qui a voi, e la più grande, la quella centrale, la diamo a loro, ok? Avete capito benissimo, ci siamo? Alzati, alzati, perché adesso andiamo a cantare l'inno nazionale, ma non come fate magari a casa, distesi sul divano, quando c'è la nazionale italiana. Qui ci sono le bandiere, e allora, insomma, è un momento importante istituzionalmente parlando. Vi alzate in piedi, e quindi davanti a una bandiera, delle bandiere, noi cantiamo l'inno di Mameli. Attenzione, ci siamo, parte l'inno, tutti insieme andremo a cantare l'inno. Tutti insieme, una sola voce, un cuore solo. Una voce sola, un cuore solo. Tutti insieme, l'inno di Mameli, la mano sul cuore. Sentiamo solo lui. La vittoria che corre la chioma, che schiava di Roma, e Dio la creò. Sentiamo. Siamo forse, siamo pronti all'amore. Si chiamano, lo so, del Kirghizistan, si cantava l'inno kirghiziano, vabbè, noi invece cantiamo l'inno, no, non dire nulla ai cittadini, come si chiama, cittadini kirghisi. Kirghizistan. Ah, si chiamano kirghisi, vabbè. Adesso, da bravi amici nostri, piegate bene le bandiere,
perché se no li devo stirare. Perfetto, no, nel senso che questi adesso serviranno la prossima selezione. Saremo il 31 di agosto, pensate un po', a Scampia. Questa è una notizia ufficiale arrivata poche ore fa. Saremo a Scampia e lì ci sarà una selezione provinciale in compagnia della Miss Italia di Scampia, Zeudi di Palma. Io, ecco qua, vedete come si piegano, le vedete come si piegano? Benissimo, complimenti vivissimi. Ecco qua, vedete, questa è la bandiera che è stata appunto piegata nel modo giusto. Bene, quindi io penso che anche le lenzuola quindi verranno piegate così, no? Penso anche beh. Ecco, scusa, questa è la bandiera italiana, ecco, piegata, benissimo. Grazie mille, mentre lei continua a giocare con la Coca-Cola, io la ringrazio, grazie anche a te, grazie anche a te, ci vediamo dopo, buon lavoro, state in giuria, questo lo consegnerà il ragazzo giù, e bocca al lupo, ciao Peppe, grazie per averci portato qui, benissimo, allora, bene, detto questo, mi mando giù in compagnia della nostra bravissima coreografa che questa sera ci accompagna con i suoi virtuosismi, il suo talento, e sto parlando ovviamente di Nancy Danna. Grazie Nancy, buon lavoro, vai con la musica, le ragazze lasciano il palcoscenico. Amici della giuria, non vi preoccupate che tra poco vi presenterò e tra poco inizierà la gara, però lasciamo che le ragazze guadagnano un po' di respiro e un po' di tranquillità. Le ho viste un po' tese questa sera, vi raccomando giurati, non siate troppo seri, sorridete ogni tanto, ecco, vedete un sorriso splendido, ma guarda quella insomma...